Buongiorno e buon inizio del mese. Buongiorno anche a te. Allora, partiamo dalle pagine interne quest'oggi delle Corriere della Sera, in particolare quelle dedicate all'economia. Ieri sono stati diffusi alcuni dati sull'inflazione. Riparte la corsa dell'inflazione. Maxi rincari per frutta e verdura. Davide. Sì, a me sembra questo un argomento di riflessione interessante. I giornali sono pieni, strapieni di politica, ci arriveremo anche noi, diciamo, ovviamente, ma insomma, perché? Perché a febbraio l'inflazione italiana si muove, va un po' più forte, il complesso non è un granché, è l'1.1, ricordo sempre che nel 1981 avevamo un'inflazione al 21%, 1.1, però se guardi dentro, diciamo, la composizione di questo punto e poco più percentuale di inflazione, cosa ci trovi? Ci trovi il carrello della spesa, che fa più 2.1%, e gli ortaggi, che per una ragione climatica hanno fatto un più 18.5%, quindi una cosa seria. Ma vedi anche altre cose, per esempio quello che è nel mondo del mercato, il mercato aperto alla concorrenza, della competizione fra diversi gestori, le comunicazioni, le telecomunicazioni, meno 7.8%. Quello che è invece nelle mani dell'amministrazione in qualche modo riconducibile allo Stato o al pubblico, come le municipalizzate, e nel campo delle tariffe amministrate, segnano un più 3.8-3.7, quindi una crescita dei prezzi. Questo forse è un argomento interessante di discussione, perché poi ogni tanto c'è sempre qualcuno che è convinto che se una cosa la amministra lo Stato è più conveniente per i cittadini. Ecco, il paniere dell'inflazione febbraio sembrerebbe dire l'esatto contrario. Davide, diamo uno sguardo veloce al titolo della Repubblica, poi torniamo sul Corriere. Il governo prepara la mini TAV, nuova analisi per ridurre i costi, ma nei 5 Stelle scoppia la rissa, scambio con la Lega, rinviata l'autonomia. Il Corriere, dicevamo, mossa di Conte sulla TAV. Il Premier lavora al compromesso, sì all'opera ma ridotta. Pressing di Maio. Salvini insiste per l'autonomia, chiudere entro la settimana verso un decreto sblocca cantieri. Eh sì, e questa è la storia della divisione su praticamente tutto. La TAV sta diventando un tema anche culturalmente interessante, perché mi pare di capire che il problema sia come riuscire a farla senza dire che la si sta facendo e come si fa a non farla senza dire che non la si vuole fare. È un tema praticamente shakespeariano o Totò, a seconda, diciamo così, delle varie, diciamo, opzioni culturali. La Stampa ha un titolo interessante perché dice: ecco la nuova costi-benefici, quindi appunto quello che avevate già letto nel titolo 1, la rielaborazione del rapporto sui costi-benefici, considerando le maxi penali il saldo dell'opera diventa positivo. Io mi ricordo che fino a qualche giorno fa era negata neanche l'idea che esistessero le maxi penali. Ovvio che ci sono, non so se sono maxi, sono penali, sono normali. Se una cosa hai il destino di farla, non la fai più, violi un contratto, paghi la penale, ma questo, diciamo così. Però fino a qualche giorno fa, infatti alcuni ascoltatori dicevano: tale, perché parla di penali? Le penali non ci sono, il governo ha detto che non ci sono. Vabbè, adesso si parla di maxi penali, per dire, insomma, è un argomento piuttosto elastico anche nella sua immobilità. E rientriamo tornando sulla Stampa, perché si parla di università, in questo caso però per un'inchiesta, si chiama Sanitopoli, arriva dal Piemonte, baroni e concorsi truccati, appunto leggiamo sul quotidiano torinese. Davide. Eh sì, è una storia di nomine pubbliche, quindi nelle ASL e le università di Torino, uno dei baroni che sono fatto un'intercettazione dice: ma se mio figlio finisce a Pinerolo mi muore di inedia. Immagino la giusta indignazione, un abbraccio a tutti gli abitanti di Pinerolo che hanno preso la vita con meno tragedia di quello del figlio di questo. Però parlando seriamente, il problema qual è? Il problema è che se queste cose, non bisogna puntare sull'onestà umana, sulla bontà umana, non è questo, sono favolette. Se per fare una nomina ciò che conta è il rispetto della procedura, state certi che prima o poi da qualche parte qualcuno cerca di utilizzare quella procedura per truccare la nomina, cioè per truccare il risultato. Se invece la nomina la si controlla sul risultato, cioè sull'efficacia, su cosa succede, su come è bravo o non è bravo quel primario, quell'addetto, quel nominato, quel magistrato e così via,
Beh, allora chi fa la chiara responsabilità della nomina ci pensa due volte prima di mandarci in deficiente. E per esempio uno che si deprime perché va a Pinerolo, diciamo, ha una forte tendenza a essere su quella strada. Ci pensa 10 volte. Ma non è così. Noi preferiamo far finta che si sia imparziali, far finta che la procedura serva a far vincere il migliore, con il risultato che poi si mettono d'accordo. Per avere un esame a risultati, bisogna accettare il mercato, bisogna accettare che chi è bravo va avanti e chi è somaro rimane indietro. L'idea che un mercato funzioni con chi è bravo va avanti e tutti gli altri vengono mantenuti non funziona. Ci spostiamo adesso, Davide, sul Messaggero per parlare di Italia e di Francia. Giovanni. Sì, in particolare è tornato il sereno, lo sappiamo, tra Parigi e Roma, ed è tornato il sereno anche per quanto riguarda un po' la cultura, no Davide? Sì, erano stati detti degli spropositi anche su questi, perché siccome incombe l'anno leonardiano, Leonardo da Vinci, essendo di Vinci per l'appunto era italiano, e quindi qualcuno che ha un rapporto controverso e intermittente con la cultura aveva detto: no, le opere di Leonardo non le vedremo mai, perché al Louvre di Parigi, dove vorrei ricordare c'è la Gioconda, stanno organizzando una grande mostra per Leonardo da Vinci. Oh, questa cosa è rientrata in qualche modo nella ragionevolezza, anche in uno scambio interessante, perché anche nelle cose di cultura c'è un dare e avere. Pare che un accordo raggiunto tra i due ministri, sia francese e italiano, ci sia quello di l'Italia presta le opere di Leonardo per l'anno leonardiano e la Francia presterà opere di Raffaello per il 2020, sarà l'anno di Raffaello. Va benissimo così. Nel frattempo non l'avevamo commentato, ma c'è stato un incontro fra la Confindustria, cioè gli industriali francesi, e la Confindustria italiana, quindi gli industriali italiani con grande desiderio di collaborazione e di lavorare. La Germania rimane, la Francia rimane pur sempre un mercato importantissimo per le esportazioni italiane, la bilancia commerciale è attiva a nostro favore, se la smettiamo di dire sciocchezze forse riusciamo anche a portare a casa qualche risultato positivo. Davide, mancano pochi mesi alle elezioni europee e tornano anche le paure legate ai rischi di influenze esterne, e in questo caso sempre sulla stampa si parla di un allarme degli 007 americani. Cina, Russia e altri 15 paesi provano a influenzare il voto. Che ne pensi? Beh, è un allarme in qualche modo singolare, perché viene da un paese, gli Stati Uniti, dove il presidente è attualmente in qualche modo sotto inchiesta del Parlamento per influenze russe sulle elezioni statunitensi, quindi diciamo probabilmente, ecco, si sono fatti un'esperienza e sanno esattamente di che parlano. Però in un mondo aperto, in un mondo in cui le comunicazioni, grazie al cielo, sono possibili da una parte all'altra del globo, a queste cose bisogna anche in qualche modo farci l'abitudine, la bocca. Ci sta. E del resto è sempre stato così. Insomma, voglio dire, la Russia, prima si chiamava Russia fin dall'inizio, poi Unione Sovietica, non è che si risparmiasse nel tentativo di influenzare la politica in Italia, in Francia, in Spagna. Le grandi presenze in Germania, le grandi presenze dei gruppi comunisti o di altre attività, solo che erano riconoscibili, questo è il punto, cioè erano riconoscibili, tu sapevi, l'elettore sapeva, il cittadino poteva sapere. Questa roba del digitale, delle cosiddette fake news, che poi sono le balle, sono le notizie false e tendenziose atte a turbare l'ordine pubblico, come dice il nostro codice penale, questa roba qua si distingue e si riconosce meno, e questo è un problema di cultura. Quindi da una parte facciano il loro mestiere ovviamente gli i servizi di intelligence, facciano il loro mestiere la polizia postale, eventualmente perseguono chi disturba in rete, ma soprattutto occorre la capacità, la cultura, non abboccare a tutte le parole d'ordine. Ricordare, andando a votare per il Parlamento europeo, ricordarsi che l'intera Unione europea raccoglie l'1% del prodotto interno lordo europeo. Lo Stato italiano da solo raccoglie il 50% del prodotto interno lordo italiano. Per cui pensare che i problemi che non risolvi in Italia te li deve risolvere l'Europa è una sciocchezza talmente grande. Basta saperlo e si abbocca meno alle sciocchezze. Davide, grazie per il momento. Tra poco torniamo insieme a te nella nostra rassegna stampa. RTL 102.5 in diretta 24 ore su 24.
in radiovisione. È il primo di marzo, buona giornata ancora al nostro Davide Giacalone in rassegna stampa. Sì, e torniamo da Davide con i dati che sono stati diffusi, sono in particolare dell'osservatorio di Pavia sulla presenza delle forze politiche e dei protagonisti politici all'interno dei notiziari, dei TG, telegiornali della RAI. A farla da padrone il vice premier Matteo Salvini. Certo, tutto il governo è molto presente nei telegiornali del servizio pubblico. Davide. Largamente prevalente una presenza, diciamo, soverchiante quella della maggioranza di governo, su questa la più forte la presenza di Salvini, a seguire gli altri hanno largamente surclassato il Presidente della Repubblica, le opposizioni praticamente, diciamo così, sì e no, una testimonianza. C'è una novità, è una cosa che succede solo oggi, non era mai successa prima, no, è sempre successo, è sempre stato così, è sempre andato così, e punto. E questo è l'elemento da sottolineare, che non c'è il cambiamento. Quando si è all'opposizione si dice la RAI dovrebbe cambiare, quando si va al governo dicono ma la piglio io e rimane così com'è. Oggi il Foglio ha il titolo di testa un'intervista a San Giuliano, che è il direttore del TG2, e il titolo recita, tra virgolette, Tele Salvini, meglio una faziosità limpida ed esibita di una subdola terzietà, che anche questa è una tesi assolutamente apprezzabile, ha un'idea chiara. Io l'obiezione che faccio è una sola, non vorrei pagarla io. Cioè non vorrei che tutto questo avvenisse con i miei soldi. Il servizio pubblico è fatto di informazione, di intrattenimento, di musica italiana, straniera, quella che piace programmare, e la facciamo in tanti. Solo un'azienda viene pagata con l'obbligo degli italiani di pagare. Ecco, questo secondo me dovrebbe finire, ma non perché adesso c'è il governo giallo-verde, dovrebbe finire sempre, doveva essere già finita. Fia almeno per il futuro, basta con questa roba, perché il risultato, come vedete, per la verità è piuttosto imbarazzante. Davide, adesso andiamo sui giornali sportivi. Davide, intanto ti ringraziamo, ti salutiamo, ti sentiamo domani in rassegna stampa. Buona giornata. Grazie a voi, buona giornata e buona radio a tutti. Grazie.